prima, un'altra cosa che possiamo dire ben moderna è il fatto di fare opere su personaggi, su attori, su cantanti, che da cominciare dalla Triangolo Pureo, dal Chatterton di John Cavallo, poi fino ad arrivare alla Merlin di Ferreo, adesso è giusto che Marlena abbia un'opera superata da lei, e quindi abbiamo molto interesse questa prova. E poi gli ultimi pezzi nei quali ascolteremo invece un cambiamento radicale del linguaggio, alla mamma è una specie di grande inno, e delle verbe di Alti, che è una specie di ripensamento, possiamo dire, di quella che la romanza tardottocentesca tostiana. A questo punto vorrei veramente che Remigio spiegasse a tutti noi se questi suoi cambia qui, anche sentirete un pezzi di rapporto tra la voce e lo strumento, che dopo aver tanto, diciamo, dopo essersi graffiati a vicenda per tanto tempo, andranno più qui di un più comune accordo, se così possiamo dire, se questi possono considerarsi atteggiamenti postmoderni o neotonali o che. Sì, o anche una rilettura, quello che noi vediamo in realtà. Pensiamo per i compositori del 600-700, cioè ai tempi di regia Fiammini, dei cantatori di regia Bach, o ai tempi insomma del 1900. Per cui i compositori oggi noi che scriviamo, abbiamo comunque una storia della musica già molto forte e presente, per cui a volte la citazione, questo fa parte poi della scrittura, quando non si è ancora, non si è trovato, non si è ancora. Ma a che punto senti tu questo linguaggio? Quando io ho ascoltato questo pezzo, intanto è un pezzo una dedica, un pezzo che era per i 60 anni di mia madre, per cui ho parlato così a scrivere questo romanzo. Quindi è più un filo molto. E ho pensato anche di utilizzare un linguaggio di massa, che non è la tonalità, per cui ma una tonalità di facile comunicazione, quindi molto semplice, anche come tempo. E quindi questo è la cura di questo pezzo. Per l'ultimo è un rilievo, qui faccio. Forse quasi è un omaggio alla romanza, effettivamente tostiana a questo punto, perché e qui appunto c'è un gusto appunto di vedere il canto appunto al tardo 800, quindi anche con il latino, insomma con tutte quelle che sono le tecniche anche del, però ecco, naturalmente è un taglio moderno. Beh, adesso prima di salutarci e dare il giocare l'ascolto per il tre pezzi, leggiamo Minus Songs, il libro primo, a quando diamo appuntamento per un libro secondo, in preparazione. Comunque per il momento è ancora ci sono pezzi che sono anche dopo questi song, però. Ma quello libro primo, però, perché pensi di scrivere cicli di questo tipo, diciamo, nel tempo? Nel tempo, magari con calma, anche perché un ciclo di un song viene da un precedente che ho scritto questo minuto solo, che si chiama Ciclo Strada. E per cui pensando a concili che poi possono essere anche da un punto di vista di chiamare un po' quelli che sono dei libri per strumento solo, che forse o altri, ma è un pretesto veramente per un contenitore per inserire queste cose, una concili di queste cose. Però ecco, comunque voglio che tutti questi voti siano a sé, per cui non fanno parte, ecco, come capita in questa occasione di poter riassumere 9 anni di attività insieme, per dire, ma sono cambiati. E intanto vorrei comunque ringraziare i nostri due interpreti, bravissimi, Fabrizio Carabone, che